Nicola D'Ottavio, direttore sportivo dell'Olimpia Agnonese, partiamo da un episodio. Quello di Iesi nel dopo partita è dovuto rientrare negli spogliatoi per rincuorare i ragazzi dopo l'ottimo pareggio. Che significa? Significa che i ragazzi ci tenevano a vincere la partita di Iesi, anche perché era la nostra portata e non essendoci riusciti erano un po' dispiaciuti. Il motivo era solo quello, ma credo che sia giusto vedere nell'arco delle 7 partite disputate i punti che abbiamo fatto e quindi essere soddisfatti per quello che abbiamo. Agnone capolista, imbattuta nel girone F, 4 vittorie, 3 pareggi, ma nessuno ne parla. È un bene o è un male? È un bene, è senz'altro un bene, per quanto mi riguarda, anche perché preferisco fare i fatti piuttosto che chiacchierare, stare là a parlare e poi magari non avere niente in mano. In estate, dopo che lei ha creato questo gruppo, più di qualcuno era scettico, mentre oggi si è dovuto ricredere. Ecco, la forza di questo gruppo dov'è? Ma io ritengo che questa è una buona squadra. Abbiamo un buon allenatore, abbiamo una società che mi ha permesso di operare in un certo modo e quindi credo che alla fine i risultati verranno, ma non quelli che possiamo possibilmente pensare oggi, anzi noi sappiamo che dobbiamo lottare per riuscire a salvarci e penso che lo faremo nel migliore dei modi. A partire da domenica, che arriva la Fermana nell'ottava giornata di campionato, un big match, cosa teme di più degli avversari? Ma la Fermana è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, ha avuto delle difficoltà nelle ultime due partite in casa, nelle ultime, sì, contro la Vestese che ha perso e contro Monticelli. Domenica col Monticelli, però è una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine. Noi siamo lassù per caso, cioè per caso fino a un certo punto, anche perché, ripeto, i punti che abbiamo li abbiamo meritati, però cercheremo di dare del filo da torcere a questa formazione che è senz'altro accreditata per vincere. Tornerà Tommaso Marolda, l'ex attaccante dell'Agnonese che tanto bene ha fatto qui l'anno scorso. Ecco, cosa gli direbbe alla vigilia di questo incontro? Io lo ringrazierei per quello che ha fatto per noi l'anno scorso e chiaramente gli augurerei un grosso in bocca al lupo dalla domenica prossima.